Kristina Szymanouskaja è sotto la protezione della polizia giapponese. L'atleta bielorussa ha accusato le autorità del suo paese di aver tentato di rimpatriarla con la forza e ha chiesto asilo politico. La velocista avrebbe dovuto competere nei 200 metri femminili di atletica, ma si è rivolta alla polizia di Haneda chiedendo di aiutarla a non essere imbarcata su un aereo di ritorno verso casa dopo aver criticato funzionari della delegazione bielorussa. Nei giorni scorsi aveva denunciato infatti attraverso i social media negligenze da parte dei tecnici bielorussi, ma non solo. Chiedo aiuto al Comitato Olimpico Internazionale, mi stanno facendo pressioni e stanno cercando di farmi uscire dal paese senza il mio consenso, quindi chiedo al CIO di intervenire in questa vicenda, ha detto Kristina Szymanouskaja in un videomessaggio. Nel quotidiano briefing del Comitato Olimpico Internazionale, il portavoce Mark Adams ha preso posizione. The IOC in Tokyo 2020 spoke to the Belarus athlete. Il CIO ha parlato con la valorosa atleta Szymanouskaja direttamente la scorsa notte. Lei stava con le autorità aeroportuali dell'aeroporto di Haneda, era accompagnata da membri dello staff di Tokyo 2020 e si sentiva al sicuro. Ha trascorso in tranquillità la notte presso l'airport hotel. Il CIO continuerà a parlare con lei e con le autorità giapponesi per determinare i prossimi passi da intraprendere nei prossimi giorni. Anche la Commissione diritti umani è coinvolta nella vicenda. L'atleta bielorussa intende chiedere asilo politico in Germania o Austria, ma ha ricevuto la disponibilità da parte della Polonia e della Repubblica Ceca ad accoglierla. Per quanto riguarda l'accusa lanciata dall'atleta nei confronti della delegazione bielorussa di aver tentato di rapirla, Adams ha risposto: ha parlato con la polizia all'aeroporto. Se c'è un reato, se ne occuperà la polizia.